Ehi tu, hai bisogno di crediti ma non sai dove acquistarli? Tranquillo, c'è una soluzione a tutto. Passa da IG Vault e con il codice MALATI avrai il 6% di sconto. Salve a tutti ragazzi, io sono Andre per lo staff di Noi Malati di Foot. Oggi sono qui non con una versione in forma, TOTS, Man of the Match, ma con una versione normale, argento, di un giocatore però fortissimo, Jazyz Arz. 72 di overall, 86 di velocità, 68 di tiro, 59 di passaggio, 72 di dribbling, 43 di difesa e 74 di fisico. Questo giocatore rispetto all'anno scorso l'ho trovato un po' depotenziato, però è sempre, rimane un giocatore fenomenale. Il primo pro di questo giocatore è la velocità, che si divide in 85 di accelerazione e 87 di velocità scatto. Abbiamo anche il tiro, che è una questione molto importante per due motivi, perché all'interno del tiro ci sono due pro. Posizionamento 73, finalizzazione 72, che è un pro, potenza tiro 71, long shot 58 e un altro pro è il tiro a giro. Parlando della finalizzazione, la finalizzazione di questo giocatore, nonostante sia un 72, sembra la finalizzazione di un oro raro, perché sbaglia veramente troppo poco e quindi questa è una cosa favolosa. Tiro a giro rispetto al tiro di potenza perché? Perché con il tiro a giro segnate praticamente sempre. Ha praticamente quella potenza di tiro nel tiro a giro che è un qualcosa di fantastico. Cioè, infatti la maggior parte delle clip sono con il tiro a giro, perché è un tiro a giro mostruoso. Un altro pro è il dribbling. Dribbling che si divide in agilità 82, bilanciamento 53, controllo palla 71, dribbling puro 74 e dobbiamo ricordare che questo giocatore possiede anche 4 stelle skill. Nel dribbling però abbiamo anche un contro, ovvero il bilanciamento. Bilanciamento 53. L'anno scorso aveva lo stesso problemino. Soltanto che diciamo si riusciva ad attutire un po' tramite la versione TOTS perché aveva la possibilità di comprarlo, dato che era introvabile sul mercato, ma anche la versione non in form aveva lo stesso problema, ovvero il fatto di non avere un bilanciamento stabile. Questo giocatore resiste anche un po' alle spallate dei difensori, ma è una cosa totalmente instabile. Alcune volte potrà resistere, ma la maggior parte delle volte tenderà troppo a cadere a terra. Abbiamo anche i passaggi, passaggi che anch'essi sono un contro e probabilmente l'unica cosa, l'unica pecca bestiale di questo giocatore, poiché ha un visione 60, un cross 57, un 66 di passaggi corti, un 52 di passaggi lunghi e un effetto 57. Le uniche due cose che si vanno a salvare sono quei passaggi corti 66 e quell'effetto 57, non perché siano due pro, ma perché sì, sono due caratteristiche abbastanza normali, per quanto mi riguarda non sono né un pro né un contro, soprattutto l'effetto. Abbiamo il fisico che si presenta con un 74, che non è né un pro né un contro, che si presenta con un 78 di salto, un 77 di stamina e un 77 di forza, che praticamente riesce a, tramite quel 78 di salto, avete anche la possibilità di giocare mettendo dei cross in mezzo con Zarzi. Infatti lui in sé è un attaccante molto molto completo. Soltanto che essendo un argento, quindi la maggior parte delle persone tenderanno a non prenderlo perché pensano che tipo gli argentoni siano scarsi, ma obiettivamente Zarz è un attaccante veramente veramente molto completo. Chi ha giocato a FIFA 15 l'anno scorso e ha visto la sua versione TOTS molto probabilmente però l'ha provato comunque, nonostante sia un argentone. Detto questo, a me Zarz è piaciuto veramente veramente tanto, nonostante i due contro del bilanciamento e del passaggio, perché dopo un paio di partite comunque ci si abitua a questi due pro, a questi due contro e si fanno propri, nel senso si impara a sfruttare i dati positivi e a eliminare del tutto i dati negativi di questo giocatore. Quindi ho deciso di dargli un 7,5, aspettando la versione Team of the Season di quest'anno per vedere se riusciamo a trovarla. State vedendo la ricapitolazione e trovate velocità, dribbling, tiro a giro e finalizzazione come pro e come contro trovate passaggi e bilanciamento. Come voto 7,5. Io vi chiedo di lasciare almeno 80 mi piace per Zarz, ci vediamo al prossimo video, bella!